Cioè, mi alzo proprio senza fame, ragazzi, senza fame. C'ho proprio lo stomaco chiuso. Però per il resto della giornata si apre. Ah, sì. Molto. Dopo almeno 2-3 ore. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Benvenuti in un colazione mukbang. Oggi ho fatto le crepe alla Nutella. Eccole qua, a me sono semplici. Semplici, no. Sono come sono le crepe. Senza cacao. Solo senza cacao sopra, senza zucchero a velo sopra. Lui me le ha chieste così e le ho fatte così. Belle bianche. Io invece le ho fatte col cacao amaro e anche Michele ha una sua crepe che però ho spostato perché facciamo la stavo vedere. Già buttando per terra. Sì. Eccola. Dopo gliela do io, chiaramente. Questo è mio. Grazie. Abbiamo fatto uno shorts con le crepe alla Nutella. Vi avevamo chiesto se volevate un mukbang, noi l'abbiamo fatto. Allora iniziamo a mangiare. Dai. Sì, ragazzi. Allora io inizierei ad aprire, proprio a far vedere la Nutella che fuoriesce. Michele che distrugge il tavolo. Ragazzi, non è il terremoto, eh? No. Come sono? Squisite. Allora, io di solito non ci metto la granella di nocciola. Stavolta mi è venuta la voglia di mettercela. Com'è? Buonissima. Ragazzi, questo è un pranzo che io farei tutte le mattine, però purtroppo non si può. Una colazione. Una colazione. Anche perché quante crepe tu mangi quando faccio le crepe? È buonissimo. Io ne mangio almeno quelle tre le mangio. È buonissima. Per dire che io le crepe non le mangiavo. Non mi piacevano. Da quando ho conosciuto lui. Mi ha contagiata. Ragazzi. Cioè le facevo e basta, ma io non le mangiavo. Che stai combinando tu? Adesso le do pure a te un attimo. Tanto che mi sono iniziata a piacere che faccio anche quelle salate. Tempo fa vi ho fatto una storia su Instagram mentre stavo preparando appunto le crepe salate e non lo so, fateci sapere se volete un mukbang proprio anche con le crepe salate. Io le faccio a cannellone nel forno e ripiene. Ho due ripieni preferiti, diciamo, quello come i cannelloni classici oppure con prosciutto cotto, mozzarella, ovviamente conditi con la besciamella, che sono spaziali. Io prima non me li mangiavo, ripeto, ma invece... Beh, vogliamo far assaggiare a Michele questa crepe? Vediamo. Vogliamo assaggiare? No. Già si finì. No, vabbè. Ne mangio un'altra, dunque vado piano. Vedi come esce la Nutella a te, Mimi. Passaggio numero 2, vediamo se ci va meglio. Perché con le mani? Ah, non sono mangiato. Com'è? Ti piace la crepe? Eh? La crepe che ti ha fatto mamma, ti piace? Vedi, vedi quanta Nutella ti dà mamma, vedi? Vedi? Nel frattempo che la masticazione è eterna, continuiamo a mangiare, specialmente io, perché tu... Già io ragazzi fuori è già la seconda che quasi a è metà quasi finita. Io invece sto ancora alla prima. Cioè wow,
comunque con le granelle sono più buone, no? Io non volevo che me le mettessi. Come al solito, il solito scettico, poi si mangia di tutto. Guarda, no, vabbè, devo farti vedere, ti prego. Stava cadendo. Ragazzi, questa è Nutella, eh? È proprio Nutella. Quindi immaginate voi. Che deve essere questo? No, però non lo so, pensano che è cioccolata quella là. Quella fake. Noi non la mangiamo mai, ma quella rara volta che devo fare o qualche dolce oppure le crepe. Prendiamo sempre solo la Nutella perché è così, cioè è un dato di fatto. No, la differenza c'è con le altre creme di nocciole, diciamo, del supermercato, del discount. E noi andiamo al supermercato, andiamo spesso in mezzo di Eurospin, però la Nutella è uno di quei prodotti che bisogna acquistare di marca, altrimenti non è la stessa cosa. Io comunque negli anni le ho fatte anche con la crema pandastello, tipo chile. Io vi voglio far vedere il piatto, ma è lui che dice, stavo dicendo. E negli anni l'ho fatta, cioè le ho fatte anche con la crema pandistelle, ti ricordi? Quando provammo, uscì la crema pandistelle, quella spalmabile, la provammo facendo le crepe. Erano davvero anche molto molto buone, era solo quella crema che era eccessivamente dolce. Molto. E quindi, infatti poi non l'abbiamo presa mai più. No. Pura non si sa com'è, se l'hanno cambiata, è la stessa. So solo dalla pubblicità, qualche tempo fa, che hanno diminuito la granella all'interno. Forse ma era quella che... No, perché di per sé la granella alle nocciole non è dolce, quindi non è quella. E voi le crepe le mangiate e il vostro gusto di crepe preferite, perché ormai... Ce ne sono a bizzeffe, tra cui pistacchio, poi vabbè, in determinate città, tipo Napoli, le fanno in gusti disparati, e Pippo, Kinder Bueno, Kinder Cards, Kinder Choco, di tutti i tipi proprio. E quindi... Hai detto Kinder... Kinder Cards! Ma praticamente ce ne sono sbagliati i gusti, sì, e quindi se avete avuto la fortuna di assaggiare questi tipi di crepe potete insomma dirci. Io per adesso in casa ho sempre fatte classiche. L'ho fatta anche una volta con la crema pernigotti, che è anche molto molto buona. Direi che di crema spalmabile di marca più vicina alla bontà della Nutella è quella. Per me è proprio, è buonissima. Con la pernigotti è veramente molto molto buona. Vuoi mangiare un altro po' di crepe? Cioè non gli piace la crepe. Fai vedere alle persone come mangi la crepe. Cioè, Miki. Diciamo che la colazione della domenica non sta a mangiare qualcosa di un po' più... Perché di solito chi ci segue lo sa. Io mangio solo una merendina. Luigi invece non mangia proprio niente, beve solo il latte e basta. Quindi... è proprio una tantum. Io ho mangiato solo perché, ragazzi, ho il desiderio. Ha mangiato?
a mangiare, che è successo? E forse perché a lui proprio in quattro è troppo doppia, forse non vuole sentire troppo la pasta della crepe. Vabbè, io pensavo di fargli invece. Stavi dicendo, scusa. Io ho mangiato perché, ragazzi, il desiderio c'era, perché era da tanto tempo che mia moglie non le faceva. Perché io di solito non mangio proprio niente. Sì. Cioè mi alzo proprio senza fame, ragazzi, senza fame. C'ho proprio lo stomaco chiuso. Però per il resto della giornata si apre. Ah, molto. Sì. Dopo almeno 2-3 ore. Quindi, state tranquilli che solo a colazione. No, solo a colazione. Amore. Noi non avevamo fatto mai un mukbang per la colazione, amore. Vabbè, tranne quello del McDonald's, ma era per provare un po' a fare una recensione dei prodotti. Vero, questo è il nostro primo. Ma noi non avevamo fatto mai un mukbang per la colazione. È vero. Quindi speriamo che vi faccia piacere, insomma, e quindi magari se vi facciamo compagnia a colazione, non durante gli altri pasti, almeno vi vedete che mangiamo anche noi, che facciamo anche noi la colazione. Infatti. Ragazzi, sta mangiando. Bullo di tamburi. Lo sapete che si è bevuto anche un po' di latte, quindi... No. Ecco, vedete, mo l'ho detto. Ora vabbè, perché lui la mattina sempre beve il latte, beve un bel po' di latte. Un bel 250 ml di birra. Anche 300, dipende dai giorni, dai periodi un po'. E quindi, vabbè, tanto sta lì, la crepe si può conservare. E a proposito, io me la conservo, perché questa adesso non... Io le ho finite tutte e due. Si sapeva, però fai vedere che io ne ho fatte altre, non sono solo queste qua del video. Eccole qua, eccole qua. Altre tre. Che sicuramente chi se li mangia, ragazzi, indovinate. Io. No vabbè, solo una, che per me, per Michele, non lo vabbè, so. Una ce l'hai qua. Però amore, non penso che mi mangio tutte queste tre, perché posso sgarrare oggi, posso sgarrare domani, ma dopodomani no. Devo trovare una musica adatta a questo momento. No, è così, è forte. La bocca sporca di Nutella. Non gliela sto pulendo ancora apposta, perché è troppo bello. Vero. Ma in realtà dopo lo pulisco, non è? Ma certo. Vabbè, allora ragazzi, questo breve video è finito e spero che vi abbia fatto piacere, che vi abbia fatto compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mi raccomando, lasciate like, perché ultimamente siete un po' avari di like, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.